parliamo di famiglia, perché effettivamente noi dobbiamo ricordare a noi stessi la meraviglia della famiglia e poi cercare di metabolizzare anche dei sistemi affinché questa meraviglia della famiglia la possiamo diffondere e fare noi, diventare sempre noi i primi testimoni della bellezza della famiglia. Quindi ci sarà un primo momento con Maria Vittoria Lanzara, che è Azione Cattolica DOC, da sempre, immagino. Penso che prima di essere dichiarata al municipio è stata portata a fare il testamento dell'Azione Cattolica ed è attuale presidente dell'Azione Cattolica della nostra diocesi, formatrice per passione e professione. Che ci guiderà un pochettino sul tema della famiglia, la riscoperta anzi, il mondo ha bisogno di questa luce ed è proprio quello di cui abbiamo bisogno. E dopo di lei, ci sarà Rosa Zampetti che illustrerà un progetto che invece le istituzioni stanno portando avanti sempre sul tema della famiglia. Quindi penso di aver racchiuso in poche parole la presentazione di Maria Vittoria Lanzara, alla quale io cederei subito la parola per entrare direttamente nel vivo del nostro incontro. Grazie. Ciao. C'è questo titolo, no, dell'incontro di stasera che dice Il mondo ha bisogno di questa luce, la famiglia. E poi c'è questo sottotitolo, La modalità di accompagnamento dei fidanzati. E ci soffermeremo un po' su questo proprio sottotitolo, Le modalità di accompagnamento dei fidanzati al matrimonio. Per fare questo, per riuscire rapidamente in questo excursus, ovviamente io qua vi parlo soprattutto un po' come, appunto, come esperienza, non sono ovviamente un'esperta, ma porto un po' la mia esperienza di persona e anche perché in parrocchia con Enrico e Maria da diversi anni abbiamo poi organizzato e organizziamo il percorso di preparazione al matrimonio dei promessi sposi, dei nubenti, come Tutta scuola, tutta scuola c'è stamattina. qualcuno che ha un microfono aperto, però forse non so. Ok. E quali parole dobbiamo prendere in considerazione? C'è la parola fidanzamento e c'è la parola accompagnamento. Quindi queste due parole, se le teniamo un po' così davanti ai nostri occhi. E sulla parola proprio fidanzamento, vi chiederei proprio di pensare a che cosa oggi questa parola, oggi 2021, questa parola significa. Cosa significa la parola fidanzamento? Magari se qualcuno vuole e se ha la possibilità, vi invito anche a prendere appunti, perché poi questo dialogo che facciamo stasera, questo incontro, è anche un'occasione di riflessione, magari può ritornare utile. È un scoprire una chiamata, Scoprire una chiamata. mettersi in cammino per scoprire una chiamata. Ok, tu da quanti anni sei sposata? Io sono sposata da 42 anni. Ok, quindi 42 anni fa. Sicuramente quello che tu hai detto era forse anche non più vero, ma sicuramente aveva una linearità più facile rispetto a quello che oggi questo termine un po' significa. Bene, qualche altra riflessione, qualche altra considerazione su questo termine, su questa Siamo, parola? forse noi siamo stati meno fortunati degli sposi di oggi, perché non avevamo questi accompagnatori famosi che oggi la Chiesa ci propone, no? Quindi è un momento importante, sentirsi accompagnati, questa è una cosa molto bella. Bene, sicuramente. Sulla parola fidanzamento, non so adesso le varie considerazioni un po' che oltre
quella che abbiamo ascoltato, noi possiamo fare, però sicuramente noi dobbiamo tenere presente che il fidanzamento oggi come oggi è una condizione piuttosto che un tempo di preparazione al matrimonio. Più volte nella vita ci si fidanza e anche a tante età, no? Ci sa, delle volte persone che magari hanno superato anche il mezzo secolo, dice no, quella poi è la nuova fidanzata. No, cioè proprio c'è questa, diciamo, tendenza. Ora, senza entrare in analisi sociologiche che assolutamente non mi competono, però quando noi parliamo di proprio fidanzamento, dobbiamo considerare che questo, nell'ambito pastorale nel quale noi ci troviamo, va innanzitutto rivalutato. Va dato al fidanzamento il significato che esso ha, ma cercando di contestualizzarlo nell'oggi. Allora, i fidanzati sono coloro che hanno deciso di sposarsi e sono quelli che incontriamo quando stanno per iniziare il percorso di preparazione al matrimonio, quello che un po' deve essere fatto, diciamo, per prassi, perché poi occorre il famoso attestato. E quindi ci troviamo in questo primo caso. Oppure i fidanzati sono quelli che hanno iniziato una relazione e questa vuole essere vissuta come espressione della scelta di fede. E quindi un percorso di discernimento per comprendere se effettivamente quella è la propria vocazione, cioè una vocazione di vita in coppia che porta alla costruzione di una famiglia. Quindi, se il fidanzamento è questo tempo, l'accompagnamento, l'altra parola chiave oltre a fidanzamento, allora l'accompagnamento ha un tempo lungo, non è qualcosa che può risolversi in una serie magari di incontri. Un tempo lungo perché? Perché è bene che i fidanzati vengano aiutati a fare innanzitutto un'esperienza di vita spirituale, che appunto faccia vivere quel famoso discernimento di cui si diceva un attimo prima. Possono fare un'esperienza di vita di comunità, cioè all'interno di una comunità, di una parrocchia, possano insieme ad altre coppie anche mettersi a servizio della comunità e attraverso questo servizio scoprire anche tutta la dimensione proprio del servizio che in genere una famiglia fa vivere. E poi una vita di offrire anche una vita di incontro e di relazione con altri, come si diceva, con altre coppie. Insomma, un accompagnamento che faccia vivere tre dimensioni, cioè la formazione della persona, la formazione della coppia, la formazione come, diciamo, come realtà, che può essere, un riferimento per, la comunità tutta e per l'intera società. Quindi, se abbiamo detto il fidanzamento lo consideriamo come quel tempo di preparazione al matrimonio e abbiamo detto che questo va rivalutato perché in un momento storico in cui questa parola significa tante cose diverse, se lo consideriamo tale abbiamo detto che l'accompagnamento è un accompagnamento lungo che va nel tempo e per fare questa cosa è bene, che si offra una vita di comunità, un'esperienza completa che aiuti le persone, sia singole che come coppia, a proprio strutturarsi in questa scelta. Questo
Quando noi in parrocchia iniziamo il percorso in relazione al matrimonio, il nostro parroco, ricorderanno Enrico e Maria, dice sempre questo ai giovani sposi, ai giovani promessi sposi. Dice: io per fare il sacerdote ho dovuto fare 7 anni, e fa così con la mano, 7 anni di seminario. E dice, e voi invece adesso con un po' di incontri avete questo, come dire, avete lasciapassare per questo sacramento. La questione è complessa, per carità, non è che la risolviamo dal punto di vista formale adesso, però sicuramente in quell'affermazione così anche provocatoria che viene lanciata, in realtà c'è proprio questo senso del tempo necessario perché si possa veramente maturare una scelta. E siamo onesti, questo tempo necessario per maturare una scelta, non tutti quanti un po' lo prendono in considerazione. E da un lato non viene preso in considerazione, dall'altro lato probabilmente anche quello che in genere si offre come appunto accompagnamento pastorale, talvolta forse non riesce ad incontrare quelle che sono le reali coppie, i reali fidanzati di oggi. Come attirare, come far sì che il tempo del fidanzamento non sia soltanto appunto un tempo come un altro, ma sia un tempo che qualifichi proprio quella unione, no? E che faccia comprendere quella vocazione che si diceva. Beh, qui entrate molto in gioco tutti quanti voi, tutti quanti noi, diciamo, gioco. E com'è possibile far sì che qualcuno poi scelga veramente di fare questo percorso facendosi accompagnare? Entriamo in gioco perché persone in generale poi scelgono di seguire più o meno dei percorsi per contagio. Mi rendo conto che in questo momento storico questa parola è una delle parole che più temiamo, evidentemente. Però se noi pensiamo, proprio ognuno di noi, no? Se pensiamo a perché ci troviamo in determinati contesti, perché ci troviamo a dare una mano in parrocchia, perché ci troviamo a fare delle scelte, è perché sicuramente ci sono state delle persone che ci hanno contagiato, cioè qualche persona significativa, importante, che è stata per noi riferimento, al punto che poi abbiamo potuto a nostra volta assumere degli impegni e svolgere questo servizio. Oggi tocca a noi, nel senso che oggi il volto degli accompagnatori, il volto di coloro che possono svolgere questa funzione importantissima, perché significa anche rivalutare il tempo del fidanzamento, come abbiamo detto. Ebbene, siete voi, siamo noi. E allora, sicuramente sui vostri cellulari ci sarà la fotografia di oggi. Sicuramente c'è la foto che vi ritrae oggi con vostra moglie, con vostro marito. E queste due immagini, se le tenete davanti, questo vi può aiutare senz'altro. Queste due immagini, la foto di come eravamo e la foto di oggi, sono due segnali che indicano proprio il percorso che è stato fatto. E in questo percorso ci sono tutti quegli elementi che possono più o meno contagiare altri. Cioè, in questo percorso
ci sono i segni della presenza di Nostro Signore che possono essere più o meno forti, così da attirare altre persone a fare questa scelta e ad essere testimoni attraverso la vita prima di fidanzati e poi la vita matrimoniale. Quindi siamo chiamati in causa, ma siamo chiamati in causa perché attraverso il nostro modo d'essere, per strani disegni della provvidenza, attraverso il nostro modo d'essere di vivere il matrimonio, possiamo più o meno essere dei riferimenti perché ancora l'istituto del matrimonio, l'istituzione del matrimonio possa ancora dire non soltanto nell'ambito della Chiesa, quindi essere testimone e realtà viva, sacramentale, ma essere anche nella società civile un patrimonio per costruire una società che metta poi al centro i valori della vita. Quindi, quanto noi riusciamo ad essere oggi contagiosi per svolgere quella funzione di accompagnamento. Ci siete? Vi ritrovate su queste cose? Vi arriva qualcosa? Qualcosa vi risuona? Ok. Vi sentite allora degli untori? Vi sentite delle persone capaci di poter diciamo far venire non solo voglia, ma noi non dobbiamo fare evidentemente proselitismo, ma dobbiamo poi saper dire la bellezza e la complessità della scelta matrimoniale, perché altri possono ancora poi poterla vivere. E per essere quindi queste coppie che accompagnano, immagino, non abbiamo avuto modo di dircelo, ma immagino che tra di voi ci sono persone che, e coppie che magari svolgono già questa funzione, lo farete sicuramente in maniera molto, molto proficua, molto giusta. Ebbene, per svolgere questa funzione, che è un po' come quella di una guida, no? Di un accompagnatore. La guida, quando noi ci troviamo in una città che non conosciamo, è colui che ci fa vedere i posti, ci porta a vedere i posti più belli, li deve conoscere. Ora, noi per svolgere questa funzione di guida dobbiamo sempre praticare alcuni atteggiamenti, che sono quelli basic, no? Quelli che non possono mancare. E quali sono? Ho provato ad elencarli. Innanzitutto, occorre costruire amicizia. E quindi costruire conoscenza, non dare per scontata la conoscenza dei giovani o meno giovani, non dare mai per scontata la conoscenza delle persone e quindi praticare il dialogo, cioè tessere quella fiducia che è un presupposto indispensabile perché poi si possa avere, no, un'apertura tale per cui qualcosa possa passare. Se non c'è fiducia, non è possibile incidere, non è possibile lasciare dei segni. Il secondo atteggiamento, oltre a quello di costruire amicizia, è quello di saper accogliere, mettendo l'accento sulla seconda parte della parola. Vedete, la parola accogliere è fatta da accogliere, cogliere, cioè riuscire a cogliere di queste persone che noi incontriamo, l'unicità di ciascuno. Quindi mai omologare
la proposta, mai omologare l'incontro, mai omologare le parole, ma andare sempre ad individuare lo specifico di ogni persona. E poi attenzione e curiosità, essere sempre molto attenti, no? Saper guardare, perché l'altro ci porta nel mondo. E noi quel mondo lo dobbiamo saper cogliere e custodire, avendo una curiosità, cioè non ci possiamo scocciare, Madonna mia, sei l'altro, tutta le qua, no, ma tac, cogliere sempre con anche acutezza. Dopodiché è necessario mettersi in gioco, cioè per potersi mettere in gioco. E quindi anche quello che vi ho fatto fare prima, no? La foto del passato e la foto di oggi è necessario che si sia ben riflettuto sul proprio percorso. È necessario aver fatto pace con tante cose che magari hanno avuto bisogno di tempo per potersi chiarire. Quindi per mettersi in gioco bisogna stare molto bene in pace con se stessi e chiedere ovviamente questa pace. E poi, perché tutto questo evidentemente sia possibile, sentirsi mediatori tra la parola di Dio, il magistero, e le indicazioni pastorali, mediatori tra tutto questo e la vita delle persone. Quindi partire sempre da quelli che sono i bisogni e le esigenze delle persone che ci sono donate, che incontriamo. Quindi tutti questi atteggiamenti è possibile praticarli se abbiamo la certezza che serve il nostro servizio, cioè ci dobbiamo credere. Credere che una funzione di accompagnamento sia utile, che questo appunto servizio che svolgiamo, se non lo facciamo, genera una mancanza. Se qualcosa è utile, vedete, vuol dire che se non si fa, se ne sente la mancanza. Se qualcosa non è utile, se non si fa, nessuno se ne accorge. E quindi sentire, no? Sentire anche proprio questa quasi l'urgenza, no? Di questa cosa. Questa è una cosa che può essere solo sentita, cioè non è qualcuno che me la spiega logicamente, no? Io adesso sto facendo una riflessione su queste cose, ma queste sono il frutto di un vissuto, sono il frutto di esperienza per ognuno di noi. Non possono essere cose che si apprendono leggendo. Lo studio ci aiuta a sistemare delle cose, ma è quello che noi proprio sentiamo incarnato nella nostra storia che poi possiamo donare. E se in questa storia, se in questo percorso, in quelle due fotografie, sentiamo l'urgenza di essere testimoni per diventare accompagnatori di altre coppie, bene, allora abbiamo sicuramente trovato un posto importante, importante nel senso significativo, nella nostra parrocchia, nella nostra comunità. E lavoriamo per questa funzione. Abbiamo quindi detto tutti quelli che sono gli atteggiamenti necessari per poter essere accompagnatori. Vado rapidamente a dire, quando parliamo però in maniera più specifica di percorsi di preparazione al matrimonio, come questi vanno intesi. C'è
chiedo scusa se magari posso sembrare un po' ripetitiva per qualcuno che magari ha tanta esperienza in merito, però questi sono degli incontri che, sia pur fatti attraverso questa modalità, sono anche l'occasione, come dicevano Maria ed Enrico quando abbiamo un po' ragionato insieme a Don Adriano anche, sono anche l'occasione un po' per confrontarsi e creare un gruppo di riferimento su questi argomenti, per cui qualcuno perdonerà se magari sente qualche cosa che già vive e che già conosce. Bene, per quanto riguarda il corso di preparazione al matrimonio, sappiamo bene che adesso c'è una, insomma, tante persone vivono i sacramenti, immaginate che cos'è molto spesso, diciamo, la prima comunione, no? Dalle nostre parti, adesso pandemia a parte, rimane ancora una tradizione importantissima, insomma, diciamo che la stragrande maggioranza dei bambini comunque questo sacramento. Ugualmente ancora il sacramento del matrimonio tiene. La campagna di matrimoni celebrati in chiesa più alto, però sappiamo bene che credo anche addirittura l'anno scorso oramai quelli civili hanno superato quelli religiosi, quindi ci troviamo in questo contesto comunque di una cultura che sempre più tende verso una cristianizzazione. E noi non dobbiamo dimenticarci che il matrimonio è un sacramento, cioè non è insomma una cosa così. Dunque, quella famosa espressione che vi ho detto, no, del mio parroco che dice ci ho messo 7 anni per diventare sacerdote, cioè dovrebbe il matrimonio avere tutto un accompagnamento, matrimonio tipo come sacramento. E quindi se questo è il contesto, a maggior ragione la preparazione al matrimonio può essere vista come una grande occasione. Una grande occasione per che cosa? Innanzitutto per le persone che arrivano. E qui qua portiamo un po' l'esperienza, no, che abbiamo vissuto per 4-5 anni con Enrico e Maria, poi prima ho visto che sono anche inseriti Tommaso e Pia, che pure sono della nostra stessa comunità. Ebbene, negli ultimi anni, sempre più lo sapete, le persone che scelgono di sposarsi in chiesa hanno un'età oramai insomma, abbastanza grandina, ecco, siamo mediamente siamo intorno ai 30, 33 anni, 34 anni di media, ma tante persone sono anche proprio più grandi, no? Che scelgono. E si tratta di persone che solitamente, almeno un po' dall'esperienza che abbiamo fatto in questi anni, grazie al momento della preparazione al matrimonio, riprendono i contatti con la vita della comunità. Molti però non sono della nostra comunità, quindi vengono da fuori, per cui poi si crea un altro problema che quello magari sarebbe opportuno svolgere. Vabbè, questo poi aprirebbe altre questioni. Però l'occasione, indubbiamente l'occasione di riprendere questi contatti. E quindi a maggior ragione l'incontro con noi, l'incontro con queste coppie è fondamentale. Quei riferimenti allora vuol dire che li abbiamo, diciamo, presi, ma non perché li dobbiamo prendere, perché diventiamo dei ponti, perché possono poi riprendere probabilmente a vivere nella comunità. Quindi un'occasione per le persone, per le singole persone, un'occasione per la comunità, no? Perché può svolgere proprio una funzione, tutta quanta la comunità, funzione attiva proprio in quel solco della nuova evangelizzazione. Non so le vostre esperienze, ma molti che arrivano da noi. Insomma, diciamo che quando diamo qualche indicazione sui brani del Vangelo, insomma, se ne sbandano, cioè non è che tutti conoscano, per esempio, chi sono i quattro evangelisti, non vi seguaggi che non sono più così comuni, a meno
che non si faccia parte, magari di qualche associazione, si fa un percorso stabile già prima. E quindi un'occasione per le persone, un'occasione per la comunità, un'occasione anche perché si possa un po' mettere ordine, diciamo, nella vita, nella propria vita, un'occasione quindi per prendersi, se vogliamo, anche una pausa di riflessione. Un'occasione ancora perché queste persone possano sentirsi protagoniste di quello che stanno per vivere. E quindi attraverso questo provare proprio a sentirsi protagoniste all'interno della comunità. Qui è importante e fondamentale il ruolo delle coppie animatrici, tanto tempo abbandonato o comunque non praticato determinati luoghi. Ma e questa è l'ultima occasione che vogliono prepararsi, insomma, al matrimonio, è un'occasione quel modo d'essere, quel tempo proprio della progettazione, no? Che tu vedi in chi sta per sposarsi, quindi tutta quella anche speranza, tutti quei progetti, no? Che stanno lì per realizzarsi, tu hai la possibilità un po' di rivedere i tuoi, no? Ma soprattutto hai la possibilità di un po' offrire un'esperienza per una evoluzione ed un miglioramento generale. Prima, la persona che ha detto, adesso non ricordo il nome, mi dispiace, che ha detto forse noi siamo stati meno fortunati 41 anni fa, no? Quando lei si è sposata, siamo stati meno fortunati, non avevamo un accompagnamento. Bene, allora, se noi vogliamo proseguire, possiamo proseguire se tendiamo ad un miglioramento, cioè se facciamo in modo che mettiamo a sistema le esperienze nostre e quelle degli altri, perché possiamo migliorare, perché possiamo anche mettere a disposizione anche tutti gli errori che, come sappiamo, sono dei grandi luoghi di apprendimento per poter evolvere e migliorare. Quindi mi avvio veramente alla conclusione. Quindi, da un lato abbiamo un po' analizzato, no, questa parola fidanzamento. Fidanzamento, abbiamo visto che il fidanzamento è diventato oggi quasi una dimensione di vita piuttosto che un tempo di preparazione al matrimonio. Il compito è un po' quello di rivalutare invece il fidanzamento come tempo di preparazione al matrimonio. E questo può avvenire attraverso il contagio di persone, di coppie che possono far innamorare altri della vita familiare e della vita insieme. In questo momento storico in particolare, quello che stiamo vivendo adesso è difficile, ma è difficile perché tante strutture sono un po' cambiate e sono un po' venute meno. È importante quindi avere attenzione attraverso degli atteggiamenti che abbiamo un po' visto, in particolare l'atteggiamento dell'amicizia e della proprio relazione che si va a creare, e poi abbiamo visto anche come il momento di relazione al matrimonio può diventare un'occasione un po' per tutti, per la singola persona, per la comunità e per noi stessi. E quindi questo
essere un po' possono essere queste delle indicazioni perché concretamente possiamo, ecco, rispondere non al sottotitolo, ma al titolo di questo incontro, che è il mondo ha bisogno di questa luce, due punti, la famiglia. Perché questo bisogno venga soddisfatto, dobbiamo sapere che noi siamo, non magari, sicuramente non per nostri meriti, ma per volontà superiore, ecco, possiamo essere quella luce. E lo possiamo essere nella misura in cui, ecco, nella misura in cui riconosciamo, come abbiamo detto prima, i segni della presenza di nostro Signore in questo percorso tra le due fotografie, e questi segni li vogliamo donare agli altri. E quindi questo io auguro a ciascuno di voi di poter essere un segno luminoso nelle vostre comunità, in questo lavoro che fate con le coppie che vi sono affidate. Allora, grazie Maria Vittoria per questo excursus e questo percorso che insomma ci hai portato a fare. E io ho preso appunti e mi è piaciuto la parola urgenza. Noi dobbiamo sentire l'urgenza di comunicare a queste giovani coppie la bellezza della famiglia. Il titolo, La famiglia promessa di gioia, è proprio questo. Noi lo viviamo e dobbiamo essere contagiosi, come dicevi tu, e fare in modo che loro lo possano vivere attraverso la nostra esperienza. E questa è una cosa urgente, che lo dobbiamo fare subito. Glielo dobbiamo far capire dal primo momento, accogliendo le coppie e cercando di interpretare le loro esigenze. E mi è piaciuto anche molto, il passaggio secondo cui questi corsi prematrimoniali poi in realtà servono sicuramente alle persone che vengono a fare i corsi, ma in realtà servono alla comunità e forse ancora di più servono a noi stessi, perché poi noi abbiamo sempre bisogno di fare ossigenazione, no? Di riprenderci e di ripensare effettivamente al percorso fatto. Io mi sono guardato nella fotografia, ero veramente un creaturo quando mi sono sposato, ero giovanissimo, e però insomma. Anche questo è bello notarlo e insomma trasmetterlo alle giovani coppie. Don Adriano. Sì, va bene, grazie Maria Vittoria. Diamo la parola alla dottoressa Rosa Zampetti, dirigente dell'ASL di Salerno. Ci sta la dottoressa? Buonasera Sì, buonasera. a voi. Ci sono, buonasera a Diamo tutti. la parola alla dottoressa che ci illustrerà il progetto che come ASL già hanno intrapreso con le nostre scuole, proprio per aiutare soprattutto anche a causa della pandemia che stiamo vivendo come emergenza sanitaria, aiutare e sostenere i genitori, le mamme, i papà a riscoprire anche questa particolare missione della genitorialità consapevole. Quindi l'ascolteremo con gioia questo breve intervento, poi avremo modo anche in seguito di organizzare un altro incontro in modo da avere anche più tempo e se possibile in presenza. A voi la parola, grazie. Grazie a voi, grazie a voi tutti per l'ospitalità che mi avete dato e per la possibilità, insomma, di incontrare una nuova realtà, ecco, perché non è facile avere questa platea. E quindi ringrazio Maria Vittoria e mi complimento con lei, insomma, per la bella relazione che ha fatto, insomma, relazione, intervento così con tutti voi. Quindi c'è tanto bisogno di spiritualità, effettivamente. La famiglia deve essere un faro in questa ricerca di spiritualità, di luce, eccetera, da diffondere. Sono estremamente convinta, anche se oggi la famiglia si coniuga in tante modalità.
modalità, no? Quindi se andiamo a vedere un po' che cosa è la famiglia, insomma, ci sono vari modi di descriverla, e quindi anche nella sua composizione, insomma, abbiamo una famiglia molto singolare, abbiamo le famiglie monogenitoriali, abbiamo le famiglie dei single, abbiamo tutta una varietà di famiglie che troviamo molto più ampio, un ventaglio molto più ampio rispetto a quello di un tempo. Quindi questo ci fa capire come il sistema sociale sia cambiato e come la coppia di nuova costituzione si va ad inserire in questo tessuto sociale completamente diverso, insomma, che ha avuto il suo mutamento. Quindi diciamo che questa coppia che si va a definire si va a costruire all'interno di un cambiamento, ecco, che voi portate, insomma, la vostra esperienza sicuramente può essere di esempio per portare avanti un matrimonio, ecco, una lunga vita di coppia, che non è sempre fatta di luci e di ombre, di criticità e di risorse, insomma, voglio dire, portate la vostra esperienza, e quindi tutto ciò, questo è anche il nostro progetto, è quello, come diceva la stessa Maria Vittoria, di accompagnare anche noi, no? Di accompagnare la coppia, la famiglia, nelle trasformazioni che il ciclo di vita, le varie tappe della vita comporta, i cambiamenti che poi tutte le trasformazioni, tutte le tappe che ogni famiglia deve si trova ad affrontare, le cosiddette, come possiamo dire, cicli di vita che possiamo definire normativi e non normativi. I cicli di vita normativi sono quelle matrimonio, la nascita dei figli, figli adolescenti. I paranormativi possiamo definire una separazione, un lutto, un'adozione, un affido, quindi anche queste sono tutte tappe, trasformazioni che si cosiddette paranormative. Quindi noi abbiamo questo compito, ecco, di accompagnamento di queste famiglie, e quindi di sostenere, di arrivare alla modifica, di non essere, il nostro compito è proprio questo, accompagnare i cambiamenti. Questa fase, per esempio, del Covid ci ha condizionato, ci ha messo davanti una modifica repentina dei nostri stili di vita, del nostro modo di gestire la quotidianità, e noi parliamo della cosiddetta resilienza, no? La capacità di adattarci ai cambiamenti, e quindi senza perdere, come possiamo dire, senza farci sopraffare, come accompagnarli, ecco, proprio questo, tutte queste modifiche che la nostra vita è costretta in maniera normativa o non normativa ad affrontare. Per cui, insomma, abbiamo in che modo il cambiamento, voglio dire, è una cosa che insita nella vita di tutti. Voi ne avete fatti tanti, no? Noi ci avviamo, anche io, all'anzianità, quindi i figli che sono andati via, e comincia in questa fase nostra, che vedo un po' che sia, ci sta qualche coppia giovane, però nella coppia più negli anni comincia la sindrome del nido vuoto adesso, quindi c'è un altro, però andiamo nella coppia. Quindi nella formazione della coppia abbiamo tutto questo, c'è qualcuno che capisce, insomma, che cosa voglio dire, no? Quando i figli vanno via, quindi anche questo, c'è un nuovo riposizionamento, un nuovo rilancio della coppia, perché noi non solo parliamo della coppia che si va a costituire, ma anche della coppia all'interno della famiglia, che deve essere sempre ben presente, anche con i figli. Quindi la coppia che va rilanciata in ogni fase del cambiamento, no? Dei cicli di vita, va tenuta sempre viva, che una coppia che va, si deve essere basata
Non solamente sul sentimento, perché il sentimento è una proiezione di quelli che sono i nostri bisogni, no? Quindi io voglio essere felice, tu mi devi rendere felice. Quindi è una richiesta, quindi una proiezione che io faccio sull'altro. Ma la coppia, diciamo, dovrebbe essere fondata sull'affetto e l'affetto contiene i legami, il legame è l'affetto. No, quindi l'affetto è quello di adficere, prendersi cura dell'altro, sostenere, no? È il legame che costituisce una responsabilità. Quindi stiamo su questi due aspetti su cui andiamo a lavorare anche sulla coppia giovane che si va a formare. Legami e affetto, non solamente sul sentimento, che anche ci deve essere, ma che poi va rafforzato e va trasformato in affetto e in responsabilità che poi la famiglia deve avere. Quindi diciamo che questa coppia che esiste, quindi su questo bisogna molto lavorare quando si va a lavorare, insomma, dare questi due, secondo me, aspetti su cui la coppia si deve fondare, affetto e legame. Col sentimento che poi man mano si trasforma, che molte volte poi si vede, si dice: io non sono questo, non mi fa, non mi vuole più, non mi ricambia più quello che io voglio, no? Io mi deve rendere l'altro, voglio dall'altro la felicità, ma non è così, perché diciamo che poi all'interno della coppia c'è l'individuo e quindi poi c'è l'individuo, la coppia, poi c'è la famiglia e abbiamo un altro diciamo aspetto su cui bisogna lavorare, che Maria Vittoria l'ha trattato in un altro modo. Io parlo di famiglia generativa, cioè la famiglia generativa, che è la famiglia che è composta dalla coppia dei figli e che deve essere e ha una funzione parentale, quindi la generatività parentale e la generatività sociale. Quindi la generatività parentale è verso i figli, quindi tutto il senso di responsabilità, l'attenzione, la cura da dare ai nostri figli. Quindi, e non sentirlo molte volte, io sento dire: no, ho dato ma non ricevo il dono. Noi dobbiamo vivere l'essere genitori oppure la famiglia come un dono. Ma senza perché il dono dobbiamo dare e dobbiamo poi aspettare di essere ricambiati, ma un dono fine a se stesso. Doniamo la vita ai nostri figli, per cui dice: già ho fatto, poi l'ho cresciuto, quindi ho tutto, mi devi il mio figlio, ho fatto questo. Però non ricevo in cambio, noi dobbiamo dare, no? Così dice la Scabbini, è una che parla molto, che è dell'Università La Cattolica, è uno che ragiona molto su questa psicologia della famiglia e parla molto del dono, del donare senza aspettare in cambio, senza una ricompensa. Ai miei figli perché è quello che io devo, mi compete, è il mio ruolo, ma non per questo devo aspettare in cambio dai miei figli una corrispondenza. Mi può anche saltare una generazione, mi sembrerà strano, però se da mio figlio, il mio figlio che ho generato, dopodiché riesce a formare la sua famiglia in maniera positiva nel crescere i figli nella santità, nella cura, nell'attenzione, nell'educazione, voglio dire, io mi devo sentire a posto. Ho assolto al mio compito, a livello genealogico, quindi è nel tempo. Dono, il dono. Io su questo mi sono molto incantata quando ho letto questo aspetto, perché ci sono 3-4 indicazioni che la Scabbini dà, però su questa mi sono soffermata molto. Vi invito a leggere questo libro della Scabbini, che è molto molto interessante, ed è una professoressa della Cattolica, quindi veramente vale la pena.
leggere il libro, perché insomma ci aiuta, ecco, ad andare oltre quello che noi pensiamo che il nostro ruolo di genitore, la famiglia e quindi i figli noi diamo perché dobbiamo ricevere questo scambio del donare, ma in cambio devo avere. Può anche non avere, può anche non capitare perché i figli vanno, vengono, eccetera, però se abbiamo formato un'altra famiglia, se chi ci segue forma una famiglia orientata allo star bene, a creare armonia, alla cura della moglie e della nuova famiglia, ho lavorato bene, ecco, nel tempo. E poi parliamo di generatività sociale. Dovremmo anche quello che facciamo in famiglia, dobbiamo essere capaci di darlo nella comunità. Questo che voi andate a fare, ecco, per esempio, di prestare attenzione alle nuove generazioni. Molte volte, e questo ci deve spingere anche per noi che lavoriamo, che stiamo a pensare a prestare attenzione ai giovani, no? Quindi ad dedicare attenzione a stimolare come facciamo con i nostri figli anche le nuove generazioni, molte volte nei nostri li consideriamo quasi dei competitor, no? I nuovi che arrivano nei nostri luoghi di lavoro, nei nostri contesti, nelle nostre chiese, perché no, no? È capitato anche lì, insomma, che ci cominciamo a sentire. Invece no, dobbiamo essere contenti di fare da guida anche all'interno delle comunità e quindi dei nostri giovani. Quindi mi piace molto rimarcare questo. Parleremo degli stili educativi, no, la famiglia normativa, come far rispettare le regole ai propri figli, no? Come dare, e allora abbiamo le cosiddette regole prescrittive e regole che hanno a che fare con l'area più discrezionale. Cioè le regole prescrittive sono quelle che valgono in assoluto, le leggi, eccetera, quelle che discrezionali, quelle che hanno a che fare con il nostro, con la nostra famiglia, no? Che noi all'interno della nostra famiglia ci diamo. E quelle vanno condivise molte volte, no? Anche all'interno della coppia, darsi delle regole. Però ovviamente io posso anche pensare che in una coppia la moglie stia a casa e il marito lavori, no? Questo, ma è un accordo, è una condivisione. Come voglio dire, no? Fa parte dell'area discrezionale del mio nucleo familiare. Questo me lo vado poi così con i miei figli. Ci sono famiglie che i propri figli escono, entrano a mezzanotte, altre famiglie danno delle regole o con l'utilizzo dei computer, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, afferisce all'area discrezionale interna della famiglia. E poi ci sono gli stili educativi che abbiamo il permissivo, il sacrificante, no, io mi sacrifico, l'autorevole, quello dovrebbe essere lo stile a cui dobbiamo tendere. E quindi questo è un discorso su cui, insomma, e lo fa, vi dico un po' meglio perché mi fa piacere soffermarmi un attimo su questo, sugli stili di iperprotettivo, ecco, non mi ricordavo che no, afferisce già a una non giusta modalità, iperprotettivo, permissivo, autorevole, autoritario e sacrificante. Questo è Nardone che ha dato questa connotazione di stili educativi. Quindi su questo voglio dire, l'iperprotettivo sappiamo che non è mai togliamo ai ragazzi, ai nostri figli la capacità di esprimersi, di fare le scelte, ma anche di rischiare, di attivare, dico, che nella vita, soprattutto di un adolescente, va messo, come vogliamo dire, ce lo dobbiamo immaginare che i nostri ragazzi a una certa età fanno, ci vuole, nei cicli di vita, no? Sta a noi modificarci,
rispetto a un figlio, un neonato, un bambino, un adolescente, un adulto. Ecco, no? Guai a rimanere uguali, no? Ecco, la flessibilità, la creatività. Ecco, questa è un'altra, la resilienza, quando diciamo il cambiamento, no? La capacità di modificare, di adeguarci a quelli che sono i cambiamenti, anche attraverso una cosiddetta parolina magica, la cosiddetta creatività, no? Quello di pensare a nuove strategie, a nuove modalità per andare incontro ai nostri figli nei momenti di cambiamento. E quindi questo. E l'altro aspetto, ecco, su cui noi andremo a lavorare è proprio la famiglia quale gruppo e istituzione educante. Questo è quello su cui non di mantenere questo ruolo. Quando diciamo la famiglia permissiva, questo lasciamo andare, non ci prendiamo noi la responsabilità, ma i ragazzi, i figli vogliono essere diretti, vogliono avere delle regole. Anche dei no è giusto darli. I ragazzi vogliono essere contenuti, e quindi mettere dei confini. Vi assicuro, perché questo vale anche questa modalità, io lo ribadisco ai docenti, perché anche lo stile educativo dei docenti, quando è permissivo o è uno stile quello giusto e autorevole, anche lì è autoritario, nemmeno funziona. Nel permissivo, nell'autoritario, giustamente ci vuole una via giusta, trovare, come diciamo quando diceva, una madre sufficientemente buona. E com'è la mamma sufficientemente buona? Insomma, ecco, anche qui ci dobbiamo un attimo lavorare quando andiamo a dire. E quindi la capacità di essere, qual è la capacità più importante quando parliamo, noi parliamo di creatività, sono le cosiddette competenze di vita, le abilità che dovremmo noi tutti acquisire, sia per poter poi lavorare con le coppie, con gli altri, ma prima essere nelle condizioni di poterle acquisire noi, queste abili, la capacità di relazionarci con gli altri, come diceva pure Maria Vittoria, noi lo diciamo in maniera meno, come possiamo dire, con tecniche, strategie che sono nostre, che noi utilizziamo per le nostre formazioni, però siamo lì, ecco, ci troviamo sullo stesso piano. Quindi quando parliamo di conoscere prima noi stessi per poter lavorare con gli altri, con le vostre coppie. Perché? Perché anche noi ci relazioniamo come famiglia educante, portiamo con noi i nostri vissuti. Quindi è normale che ogni famiglia, ogni persona è diversa, ogni famiglia è diversa da un altro, perché tutti noi portiamo è quello che siamo stati. E mentre adesso forse con queste modalità, con tutti questi accompagnamenti, come dicevamo, miei, della collega, della Maria Vittoria, la vostra presidente, abbiamo la possibilità forse di parlarne di più, di capirci meglio. Ecco, prima era solamente quindi voglio dire, portavamo con noi i nostri genitori, sono stati quelli che sono, ci hanno dato con tutte le loro difficoltà e quello che noi ci siamo portati dietro. Ecco, per questo diciamo la genealogia della famiglia, no? Della stirpe che continua. Ovviamente se io sono uscita così, i miei figli vanno così, ho lavorato bene perché hanno una famiglia, hanno dei figli, quindi è saltata la mia generazione, però io ho operato bene perché ho creato altre famiglie sane. Ecco, questo è quello un po' il ragionamento che andiamo a fare col dono, con quello che riprendevo prima. Quindi le emozioni. Vediamo un po' come stiamo noi, ecco, prima di poter lavorare con gli altri, cerchiamo di
Ma devo dire che anche io facendo i miei corsi, ecco, ho lavorato molto con i docenti, con i genitori, eccetera, sulle cosiddette life skills, le competenze sull'ascolto, sulle emozioni. È servito anche a me personalmente, no? A noi che facciamo questa formazione, a modificarci, a capire quanta rabbia ognuno di noi forse si portava dietro, quanta paura avevamo. E quanta paura abbiamo adesso del Covid, no? Ecco, adesso stiamo in questa fase. Che cosa c'è come emozione di base? Paura, rabbia. La rabbia di non poter più, anche i nostri ragazzi sono tutti arrabbiati quando li vediamo, li incontriamo, anche attraverso, purtroppo li vediamo ancora con i webinar, ma sono arrabbiati, hanno degli scatti, la sera poi non vanno a scuola, ma la sera si vedono come bande armate. Quindi non dimentichiamo questo, molti ragazzi durante il giorno sono a casa, però poi la sera si telefonano e si incontrano a Piazza San Francesco, nei mercanti, risse. E quindi voglio dire, quindi questo vi può far capire quante emozioni covano dentro. Io dico, facciamo uscire le emozioni. Questo è una delle che dico a voi che avete i figli ancora in età adolescenziale o bambini, fate in modo che i vostri ragazzi si raccontino. Chiedete come state. Io questo è una frase magica che non dobbiamo mai dimenticare di dire. Come state? Ci sono problemi, ci sono difficoltà. Cerchiamo di metterci in ascolto. Ma un ascolto attivo, che è diverso dall'ascoltare così in maniera, ma mettiamoci in ascolto attivo, nel senso che riusciamo a capire quello che i nostri ragazzi effettivamente provano, ma non è una cosa che avviene, è un percorso, è un processo che dobbiamo costruire. Perché non è possibile chiedere ai nostri figli come stai se non abbiamo costruito un rapporto nel tempo, no? Di fiducia, nella capacità loro di poterci dire effettivamente come stanno e che cosa fanno, quali sono i loro problemi senza avere da voi sgridate o essere, insomma. Cerchiamo invece, loro si devono sentire accolti, ecco l'altra parola che dicevamo e che torna, l'accoglienza, no? Accogliamo questi ragazzi, accogliamo le coppie dove noi andiamo e questo è un processo da costruire con i nostri figli, è un processo lungo, difficile, che non ci dobbiamo mai stancare di tentare di modificarci per poter essere all'altezza dei nostri figli, perché loro non aspettano altro che di essere interrogati, di essere visti, ma veramente. Quindi diciamo che ci sono le nuove coppie. Vivono anche loro in questa fase, voglio dire, no? Di ansia, di incertezza, di limbo, di ansia da limbo, noi dicevamo l'altra volta, di sospensione. Non sappiamo quando finirà, come finirà questo periodo, no? E quindi immaginate che queste coppie che voi andate a vedere, adesso stanno vivendo e hanno vissuto questa fase. Quindi tenete anche presente quest'altro aspetto, non è un aspetto secondario, è un aspetto che va a modificare la percezione del tempo, della prospettiva di vita, no? Da un momento all'altro ci siamo visti cadere il mondo addosso, a livello mondiale.
aumento di stasi dovuto a questa. Quindi riconsideriamo, riformuliamo il tutto, ma partendo dal fatto che la famiglia è stata in questa fase importante, anche nel momento della pandemia del Covid. È stata importante con tutte le sue luci e le sue ombre. Non vediamo, vediamole. Prego. Dico, cioè, sì, sì, ho concluso. Voglio solo dire che dobbiamo soltanto essere, voglio dire, nelle condizioni di vedere, come dicevamo prima, tutto quello che c'è, luci e ombre, difficoltà e punti di forza, e quindi voglio dire farne un mix per poi poter superarle questo periodo difficile, ma lavorare poi con le coppie. Ho finito. Va bene, prego. Ringraziamo tutti, ringraziamo quanti si sono collegati, hanno partecipato. A nome anche di Enrico e di Maria ci tenevo a ricordare il prossimo appuntamento. Venerdì 12 febbraio avremo con noi padre Vincenzo Ippolito, che è un docente di Sacra Scrittura e referente dell'apostolato biblico, e lui ci aiuterà anche a partire dalla parola di Dio e dell'amoris laetitia a riflettere sulla realtà del fidanzamento. Colgo l'occasione perché come servizio diocesano di pastorale familiare abbiamo due eventi in programma. Il primo, domenica 7 febbraio, lo sapete sicuramente, che ogni anno celebriamo la giornata per la vita. Questa è la 43esima giornata di preghiera per la vita promossa dalla CEI. Noi abbiamo scritto a tutte le comunità, a tutti i sacerdoti, a quanti operano nelle parrocchie, quindi anche a voi che operate e accompagnate giovani, famiglie, coppie, fidanzati, di viverla sia a livello parrocchiale, con un momento di preghiera, di riflessione, sempre nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, che invitare anche le coppie di genitori in attesa a partecipare alla messa di domenica per un momento così particolare di preghiera per loro, perché è bello anche che le coppie che sono in attesa possano fare esperienza della comunità che li accompagna, le sostiene, sia prima del parto sia dopo il parto. Noi a sera, domenica 7, vivremo un momento con il Vescovo nella cattedrale celebrando la messa alle ore 18, e con noi ci saranno anche, oltre l'equipe, le coppie che fanno parte dell'equipe, anche alcune famiglie dell'associazione Figli Nati in Cielo, e poi si sono unite anche l'ufficio della pastorale della salute. E poi voi sapete che il mese di febbraio è il mese, diciamo, dedicato all'amore, agli innamorati, che poi anche gli sposati restano innamorati, ai fidanzati. Essendo che quest'anno è impossibile celebrare una festa diocesana che possa coinvolgere tutte le parrocchie, anche qui abbiamo pensato a una duplice modalità di vivere una festa a livello parrocchiale, in base poi, diciamo, a quelle che sono le disponibilità con i parroci, di organizzare e di strutturare un momento di incontro, di preghiera e di riflessione con i fidanzati, sia con i fidanzati che sono in cammino verso il matrimonio, sia con quanti stanno vivendo questa bella esperienza della vita. Noi a livello diocesano la vivremo presso la parrocchia di Mariconda, lunedì 15 febbraio alle ore 20, l'arcivescovo incontrerà alcune coppie di fidanzati delle parrocchie della Forania di Salerno Est e di Salerno Ovest. Però sarà possibile anche, diciamo, seguire tramite la diretta Facebook questo momento, così è un momento attraverso il quale abbiamo voluto che il Vescovo manifestasse la sua vicinanza anche paterna a tutti i fidanzati della nostra diocesi. Non rubiamo più tempo, ringraziamo tutti, ed è giusto anche concludere con una preghiera per affidare sempre al Signore, ecco, il cammino delle nostre famiglie, della nostra Chiesa diocesana. Vi invito tutti insieme a pregare il Padre Nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della Famiglia, prega per noi. San Giuseppe, sposo di Maria, Prego. prega per noi.